Noi abbiamo assistito a un sacco di conferenze in cui si diceva, li chiamo gli stoccaggi del mulino bianco, cioè si diceva, ma no, non succede niente, perché noi o loro, dipende se parlavano i gestori o il Ministero dello Sviluppo, diciamo loro, rimettono il gas là dove c'era, custodito nel grembo della terra, e poi metteteci voi qualche altra bella parola che ammorbidisce il tutto. Bene, rimettono il gas là dove c'era. Allora vediamo dove lo mettono. Il gas lo mettono dove c'è questa parte rossa, rossa non è perché è pericoloso, capirete dopo perché l'ho colorata di rosso. Il gas è compreso nel terreno tra due strati di argilla che sono piegati e formano una specie di ciotola rovesciata, anzi due ciotole rovesciate, poste ad una certa distanza tra di loro, le quali accolgono il gas in questa zona che è stagna, perché la parte sopra e la parte sotto è fatta di argilla, cioè non lascia passare il gas, e l'altra zona da cui potrebbe uscire il gas è confinata dall'acquifero profondo, cioè dallo strato di acqua fossile che si trova nella pianura padana a circa 1500 metri di profondità. Ok? Adesso io per voi ho fatto una piccola animazione, un cartone animato, nel quale ho proceduto in questo modo. Siccome ero più curioso io che non altri, ho fatto un piccolo cartone animato nel quale, vi spiego, ho pensato di fare 10 fotogrammi per ogni anno che trascorreva. Ok? E quindi 5 fotogrammi sono il riempimento dello stoccaggio e 5 fotogrammi sono lo svuotamento. Ho preceduto di un periodo di 40 anni l'estrazione da questo ipotetico giacimento, ok? Quindi per rappresentare cronologicamente con la stessa scala dei tempi l'evento di svuotamento naturale dello giacimento, ho coperto un arco di 40 anni, che per me volevano dire 400 fotogrammi. Quindi in 400 fotogrammi ho svuotato il giacimento, in 5 fotogrammi lo riempio, in 5 fotogrammi lo vuoto, ok? La scala dei tempi è sempre quella, è accelerata ovviamente perché noi non avremo tempo di star qui a vedere cosa succede in 40 anni, giusto? Ecco. Quindi la scala dei tempi è accelerata, però vi fa capire se c'è qualche differenza. Io non vi dico nulla, io ve lo lascio vedere e poi semmai insieme vediamo se secondo voi c'è qualche differenza o se invece a buon diritto si può dire abbiamo rimesso il gas dove era, dove già c'era naturalmente. Vediamo. Ecco, vedete il manometro che sta diminuendo di pressione? Vedrete che questo si abbassa e questo si abbassa, si schiaccia e questo qui cambia colore. E l'acqua che cosa dovrà fare l'acqua? Se la pressione diminuisce si alza, giusto? Lì. Quello lì stiamo estraendo il gas. Quella lì è l'abbassamento che c'è stato a settala di 100 mm. Quando la pressione raggiunge il minimo, questi sono passati 40 anni, ogni anno fa così. Allora, scusate, qui il terremoto non c'entra, perché questi sono movimenti molto lenti. Quei movimenti veloci che avete visto voi avvengono in 6 mesi, ma non in 40 anni. Se notate qui, se voi pensate che qui ci sia una certa differenza di comportamento del gas, delle strutture sotterranee, eccetera, rispetto all'estrazione che è avvenuta nei 40 anni precedenti, vuol dire che siete d'accordo con me nel dire che bisognerebbe cercare di capire meglio che cosa succede. In particolare io come ingegnere meccanico ho sempre avuto a che fare con i metalli, col ferro, con l'acciaio, che sono materiali che sopportano bene sia le deformazioni in un senso che le deformazioni nell'altro. Ma le strutture sotterranee che non sono di materiale elastico, ma sono di materiale elastoplastico, o qualche volta neanche elastoplastico, non sopportano bene le deformazioni nei due sensi. E questo filmato qui dovrebbe far... Ecco, io di queste cose, adesso io non so se nei documenti amministrativi si possono mettere filmati di quel tipo lì, però
in 5 anni mi è venuta voglia l'altra notte di fare questo filmato per voi, non so se mi sono spiegato, perché se io ve l'avessi detto a parole non avreste capito quello che avevo nella testa e che cerco ormai di dire non da 5 anni perché non c'ero arrivato, però da 3 anni sì. Guardate che non potete dire che state rimettendo il gas con la stessa modalità con cui c'era quello che si era formato in 14 milioni di anni. Quando voi deformate la pelle di un tamburo perché ci mettete dentro dell'aria, la pelle non va solo su e giù, ma si stira, giusto? Si stira, perché per fare questa calotta deve stendersi. Questa distensione dovuta al fatto che la cupola è più lunga, lo sviluppo della cupola è più lunga della lunghezza della pelle, diciamo, in equilibrio, comporta una deformazione anche XY, cioè orizzontale. Quindi la casa che c'è sopra non subisce solo una deformazione, ma di questo tipo, su e giù, come se fosse su un ascensore che si deforma, ma subisce anche uno stiramento destra-sinistra. E quindi vi lascio pensare.